su uno scaffale, nessuno la noterà. Finalmente potrai scoprire che cosa succede in casa tua quando non ci sei. Potrai scoprire perché scompaiono oggetti di valore, che cosa fa la babysitter quando la lasci sola con i tuoi figli, o chi ruba soldi dal tuo portafogli. Controlla cosa combinano i tuoi figli o cosa fanno gli operai che lavorano in casa. Identifica i ladri e non lasciare che la passino liscia. Potrai controllare anche quello che succede fuori casa. Scopri chi ti ha rigato l'auto, chi ruba i tuoi pacchi postali, un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane, chi ha rotto il finestrino della tua auto. I suoi componenti di alta qualità ti assicurano le stesse prestazioni di una telecamera professionale in un apparecchio di soli 2,5 cm. Sistema di registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, il doppio di quello di una telecamera tradizionale. 6 LED a infrarossi per registrare di notte e un microfono ad alta sensibilità. È dotata di un sensore di movimento che le consente di registrare solamente quando rileva un movimento. Sistema di sovrascrittura automatica. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sistema shockproof. Continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Connettore USB per scaricare le immagini sul computer. Inoltre Starlife Security Cam ha un braccio snodabile regolabile a 360 gradi. Usa la Starlife Security Cam anche in auto. In caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. E grazie all'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te ovunque e tutte le volte che vuoi. Una telecamera con queste caratteristiche può arrivare a costare fino a 150 euro. Invece oggi potrai acquistare la tua Starlife Security Cam all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Approfitta di questa esclusiva offerta che include micro telecamera con registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, 6 LED di visione notturna, microfono ad alta sensibilità, sensore di movimento, sistema di sovrascrittura automatica, sistema shockproof antiurto e connettore USB. Le sorprese non sono ancora finite, perché chiamando subito riceverai un cavo USB, il supporto a braccio snodabile con rotazione a 360 gradi, il supporto a pinza che trasformerà la tua Starlife Security Cam in una perfetta telecamera sportiva. E quando chiami, chiedi dell'offerta esclusiva riservata ai clienti di una scheda da 8 GB. Riceverai tutto questo all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Approfitta di questa offerta esclusiva. Chiama adesso! Usa la Starlife Security Cam anche in auto. Con il pratico supporto girevole potrai dirigerla verso qualsiasi direzione e in caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. Con l'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te quando vuoi, dove vuoi. Ti sentirai più sicura grazie al suo effetto deterrente. Registrare con un telefono cellulare è scomodo, ti occupa le mani, può cadere e rompersi. Con il supporto a pinza fissa la tua Starlife Security Cam dove vuoi e registra comodamente con le mani libere. Inoltre Starlife Security Cam è così leggera che potrai fissarla a un mini drone e registrare spettacolari panorami aerei. Grazie al braccio regolabile orientabile a 360 gradi potrai controllare che cosa succede all'ingresso di casa o scoprire chi ha graffiato la tua auto. Adesso avrai le prove definitive quando farai una denuncia. Niente sfugge al suo controllo. Potrai scoprire chi ruba i tuoi pacchi postali. Un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane. Ora finalmente saprai chi è. E quando il sensore rileva un movimento, Starlife Security Cam continua a vigilare su di te. Scopri chi ha rotto il finestrino della tua auto. Le telecamere di sicurezza prevengono i furti e l'accesso di estranei in casa, ma sono così complicate e difficili da installare. Guarda invece com'è facile installare Starlife Security Cam. Finalmente vedrai cosa succede all'interno di casa tua quando non ci sei e anche cosa succede fuori. Inoltre potrai usarla come telecamera sportiva e persino avere le prove necessarie in caso di incidente o per una denuncia. Il suo microfono sensibile registra con totale chiarezza. Per scaricare le registrazioni è sufficiente collegare la telecamera al computer. Quando viene impostata in modalità sensore di movimento, se rileva un cambiamento tra un'immagine e quella precedente, inizia a registrare. I ladri solitamente agiscono di notte. Starlife Security Cam è dotata di 6 LED a infrarossi per catturare le immagini al buio. Inoltre, grazie al suo sistema di sovrascrittura automatica, vigilerà sulla tua casa 24 ore su 24 e con il connettore USB potrai scaricare le immagini facilmente. Inoltre, grazie al suo sistema shockproof, continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Le telecamere di sicurezza sono difficili da installare e i costi di canone sono elevati. Ti presentiamo Starlife Security Cam, la telecamera di sicurezza senza fili né canone di soli 2,5 cm. Potrai nasconderla dove vuoi,
Tra i libri, tra i cuscini, su uno scaffale, nessuno la noterà. Finalmente potrai scoprire che cosa succede in casa tua quando non ci sei. Potrai scoprire perché scompaiono oggetti di valore, che cosa fa la babysitter quando la lasci sola con i tuoi figli, o chi ruba soldi dal tuo portafogli. Controlla cosa combinano i tuoi figli o cosa fanno gli operai che lavorano in casa. Identifica i ladri e non lasciare che la passino liscia. Potrai controllare anche quello che succede fuori casa. Scopri chi ti ha rigato l'auto, chi ruba i tuoi pacchi postali, un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane, chi ha rotto il finestrino della tua auto. I suoi componenti di alta qualità ti assicurano le stesse prestazioni di una telecamera professionale di un apparecchio di soli 2,5 cm. Sistema di registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, il doppio di quello di una telecamera tradizionale. 6 LED a infrarossi per registrare di notte e un microfono ad alta sensibilità. È dotata di un sensore di movimento che le consente di registrare solamente quando rileva un movimento. Sistema di sovrascrittura automatica. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sistema shockproof. Continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Connettore USB per scaricare le immagini sul computer. Inoltre Starlight Security Cam ha un braccio snodabile regolabile a 360 gradi. Usa la Starlight Security Cam anche in auto. In caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. Grazie all'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te ovunque e tutte le volte che vuoi. Una telecamera con queste caratteristiche può arrivare a costare fino a 150 euro. Invece oggi potrai acquistare la tua Starlight Security Cam all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Approfitta di questa esclusiva offerta che include micro telecamera con registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, 6 LED di visione notturna, microfono ad alta sensibilità, sensore di movimento, sistema di sovrascrittura automatica, sistema shockproof antiurto e connettore USB. Le sorprese non sono ancora finite, perché chiamando subito riceverai un cavo USB, il supporto a braccio snodabile con rotazione a 360 gradi, il supporto a pinza che trasformerà la tua Starlight Security Cam in una perfetta telecamera sportiva. E quando chiami, chiedi dell'offerta esclusiva riservata ai clienti di una scheda da 8 GB. Riceverai tutto questo all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Approfitta di questa offerta esclusiva. Chiama adesso! Le telecamere di sicurezza sono difficili da installare e i costi di canone sono elevati. Ti presentiamo Starlight Security Cam, la telecamera di sicurezza senza fili né canone di soli 2,5 cm. Potrai nasconderla dove vuoi, tra i libri, tra i cuscini, su uno scaffale, nessuno la noterà. Finalmente potrai scoprire che cosa succede in casa tua quando non ci sei. Potrai scoprire perché scompaiono oggetti di valore, che cosa fa la babysitter quando la lasci sola con i tuoi figli o chi ruba soldi dal tuo portafogli. Controlla cosa combinano i tuoi figli. O cosa fanno gli operai che lavorano in casa. Identifica i ladri e non lasciare che la passino liscia. Potrai controllare anche quello che succede fuori casa. Scopri chi ti ha rigato l'auto, chi ruba i tuoi pacchi postali, un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane, chi ha rotto il finestrino della tua auto. I suoi componenti di alta qualità ti assicurano le stesse prestazioni di una telecamera professionale in un apparecchio di soli 2,5 cm. Sistema di registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, il doppio di quello di una telecamera tradizionale, 6 LED a infrarossi per registrare di notte e un microfono ad alta sensibilità. È dotata di un sensore di movimento che le consente di registrare solamente quando rileva un movimento. Sistema di sovrascrittura automatica. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sistema shockproof. Continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Connettore USB per scaricare le immagini sul computer. Inoltre Starlight Security Cam ha un braccio snodabile regolabile a 360 gradi. Usa la Starlight Security Cam anche in auto. In caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. Grazie all'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te ovunque e tutte le volte che vuoi. Una telecamera con queste caratteristiche può arrivare a costare fino a 150 euro. Invece oggi potrai acquistare la tua Starlight Security Cam all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Approfitta di questa esclusiva offerta che include micro telecamera con registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, 6 LED di visione notturna, microfono ad alta sensibilità, sensore di movimento, sistema di sovrascrittura automatica, sistema shockproof antiurto e connettore USB.
Le sorprese non sono ancora finite, perché chiamando subito riceverai un cavo USB, il supporto a braccio snodabile con rotazione a 360 gradi, il supporto a pinza che trasformerà la tua Starlight Security Cam in una perfetta telecamera sportiva. E quando chiami, chiedi dell'offerta esclusiva riservata ai clienti di una scheda da 8 GB. Riceverai tutto questo all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Approfitta di questa offerta esclusiva. Chiama adesso! Usa la Starlight Security Cam anche in auto. Con il pratico supporto girevole potrai dirigerla verso qualsiasi direzione e in caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. Con l'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te quando vuoi, dove vuoi. Ti sentirai più sicura grazie al suo effetto deterrente. Registrare con un telefono cellulare è scomodo, ti occupa le mani, può cadere, rompersi. Con il supporto a pinza fissa la tua Starlight Security Cam dove vuoi e registra comodamente con le mani libere. Inoltre Starlight Security Cam è così leggera che potrai fissarla a un mini drone e registrare spettacolari panorami aerei. Grazie al braccio regolabile orientabile a 360 gradi potrai controllare che cosa succede all'ingresso di casa o scoprire chi ha graffiato la tua auto. Adesso avrai le prove definitive quando farai una denuncia. Niente sfugge al suo controllo. Potrai scoprire chi ruba i tuoi pacchi postali. Un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane. Ora finalmente saprai chi è. E quando il sensore rileva un movimento, Starlight Security Cam continua a vigilare su di te. Scopri chi ha rotto il finestrino della tua auto. Le telecamere di sicurezza prevengono i furti e l'accesso di estranei in casa, ma sono così complicate e difficili da installare. Guarda invece com'è facile installare Starlight Security Cam. Finalmente vedrai cosa succede all'interno di casa tua quando non ci sei e anche cosa succede fuori. Inoltre potrai usarla come telecamera sportiva e persino avere le prove necessarie in caso di incidente o per una denuncia. Quando viene impostata in modalità sensore di movimento, se rileva un cambiamento tra un'immagine e quella precedente, inizia a registrare. I ladri solitamente agiscono di notte. Starlight Security Cam è dotata di 6 LED a infrarossi per catturare le immagini al buio. Inoltre, grazie al suo sistema di sovrascrittura automatica, vigilerà sulla tua casa 24 ore su 24 e con il connettore USB potrai scaricare le immagini facilmente. Inoltre, grazie al suo sistema shockproof, continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Le telecamere di sicurezza sono difficili da installare e i costi di canone sono elevati. Ti presentiamo Starlight Security Cam, la telecamera di sicurezza senza fili né canone di soli 2,5 cm. Potrai nasconderla dove vuoi, tra i libri, tra i cuscini, su uno scaffale, nessuno la noterà. Finalmente potrai scoprire che cosa succede in casa tua quando non ci sei. Potrai scoprire perché scompaiono oggetti di valore, che cosa fa la babysitter quando la lasci sola con i tuoi figli o chi ruba soldi dal tuo portafogli. Controlla cosa combinano i tuoi figli o cosa fanno gli operai che lavorano in casa. Identifica i ladri e non lasciare che la passino liscia. Potrai controllare anche quello che succede fuori casa. Scopri chi ti ha rigato l'auto, chi ruba i tuoi pacchi postali. Un vicino non raccoglie gli escrementi del suo cane, chi ha rotto il finestrino della tua auto. I suoi componenti di alta qualità ti assicurano le stesse prestazioni di una telecamera professionale in un apparecchio di soli 2,5 cm. Sistema di registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, il doppio di quello di una telecamera tradizionale, 6 LED a infrarossi per registrare di notte e un microfono ad alta sensibilità. È dotata di un sensore di movimento che le consente di registrare solamente quando rileva un movimento. Sistema di sovrascrittura automatica. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sistema shockproof. Continua a funzionare anche se cade o subisce urti. Connettore USB per scaricare le immagini sul computer. Inoltre Starlight Security Cam ha un braccio snodabile regolabile a 360 gradi. Usa la Starlight Security Cam anche in auto. In caso di incidente avrai le prove necessarie per l'assicurazione. Grazie all'accessorio di supporto a pinza potrai portarla con te ovunque e tutte le volte che vuoi. Una telecamera con queste caratteristiche può arrivare a costare fino a 150 euro. Invece oggi potrai acquistare la tua Starlight Security Cam all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Approfitta di questa esclusiva offerta che include micro telecamera con registrazione HD, campo visivo di 140 gradi, 6 LED di visione notturna, microfono ad alta sensibilità, sensore di movimento, sistema di sovrascrittura automatica, sistema shockproof antiurto e connettore USB.
Le sorprese non sono ancora finite, perché chiamando subito riceverai un cavo USB, il supporto a braccio snodabile con rotazione a 360 gradi, il supporto a pinza che trasformerà la tua Starlight Security Cam in una perfetta telecamera sportiva. E quando chiami, chiedi dell'offerta esclusiva riservata ai clienti di una scheda da 8 GB. Riceverai tutto questo all'incredibile prezzo che appare in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Approfitta di questa offerta esclusiva. Chiama adesso! Vieni a provare l'icona del marchio Volkswagen, l'intramontabile Golf, da Pastorino, in corso Romano 48, Grugliasco. Grazie al progetto Valore Volkswagen può essere tua a 169 euro mensili, compresi i servizi assicurativi. Perché ricorda, la Volkswagen a Torino è Pastorino! Autogruino è un punto di riferimento per l'automobilista, perché in un'unica sede si possono trovare tutti i marchi e tutte le promozioni delle case automobilistiche. Autogruino Outlet noleggia a lungo termine. È la soluzione d'acquisto all'inclusive, come un noleggio ma a un costo più basso. Qui trovi un centro assistenza con le migliori attrezzature di ultima generazione, diagnostiche per tutte le marche. Autogruino Outlet da oltre 40 anni possiede chilometro zero, auto aziendali di importazione e auto d'occasione con garanzia fino a 3 anni. Autogruino Outlet è certificato da Adiconsum, associazione consumatori dal 2002. Locauto 2, la tua concessionaria Peugeot con 9 sedi in Piemonte, è aperta. Siamo tornati operativi con tutti i nostri servizi di vendita e assistenza. Nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie a salvaguardia dei clienti e del nostro personale. Per continuare a garantirvi un servizio di alta qualità, abbiamo introdotto tante novità. Consulenza in videochiamata, soluzioni di acquisto e post-vendita pensate per la tua tranquillità, igienizzazione dei veicoli e consegna a domicilio. Locauto 2. Dal 1963 ci prendiamo cura della tua auto. Da oggi ci prendiamo cura anche di te. Un saluto a tutti i telespettatori da Pippo Cars, concessionaria multimarca vetture nuove, chilometro zero, aziendali usate, specializzati nella vendita e nella ricerca di vetture d'epoca da collezione. Da Pippo Cars troverete inoltre le migliori offerte per quanto riguarda le noleggi private e aziende, sia a breve che a lungo termine. Vi aspettiamo nella sede di Volpiano, sita in via Torino 44/A oppure attraverso le nostre pagine social. Non potete raggiungerci in sede? Nessun problema, saremo noi a venire da voi con la consegna a domicilio della vostra nuova autovettura. La Carrozzeria Veronese mette al primo posto la sicurezza del cliente, dando vita al servizio di sanificazione degli ambienti. Tutto lo staff adotta idonee procedure di accoglienza e sistemi di prevenzione, quali guanti, mascherine e visiere, per consentire il servizio di officina anche in questo difficile momento. Sin dal 1964 la Carrozzeria Veronese è a disposizione per ogni tipo di autoriparazione. Grazie per la tua fiducia. Martedì, mercoledì e venerdì il grande calcio in prima serata ha un solo nome, QSVS. A partire dalle 20 su Tele Lombardia e Calcio 24, grandi esclusive, news, inchieste, tutti in retroscena del calcio mercato e molto altro. Le grandi firme dell'informazione e gli storici opinionisti ti aspettano per raccontarti tutto, ma proprio tutto sul mondo del calcio. Posto in prima fila solo per te, non puoi mancare.
pomeriggio a tutti, ben ritrovati fino alle 19. Abbiamo insomma due ore in diretta per parlare di Juve, per vedere quello che accade in tempo reale, chiaramente sullo scenario politico del calcio, insomma nel paese, in casa Juve, quindi gli occhi sono sempre dedicati chiaramente all'attualità, quindi insomma vedremo se ci sono notizie dell'ultima ora. Però, dato che è venerdì, dato che ci stiamo chiudendo la settimana e dato che è innegabile, al di là dei soliti e un po' triti e ritriti argomenti, ce ne rendiamo conto, ma questo ci impone la cronaca, la ripresa del campionato, le date, la FIGC, il governo, spadafora, sì, no, tira e molla, si riprende, sì e come, quando, insomma, le solite cose, il mercato, calcio mercato latita ovviamente. Allora, spero di non aver fatto, come si suol dire, una cavolata, ma mi sono inventato alcune grafiche, niente di eccezionale, più che altro alcuni spunti che possono essere divertenti, no? da discutere con chi? Con gli ospiti di questa sera, due cari amici che ritrovo molto volentieri, uno collegato alla casa sua sul lago di Como, l'altro da, non lo so, un paese... dalle Maldive, in realtà. Dalle Maldive, no? Oppure da un paradiso fiscale, non lo so, Roberto. Sì, ora si può circolare, quindi io sono stabilito qui. Esatto. Faccio concorrenza al nostro collega Mimmo Pesce, che lui dice di essere ricco. Io dico, sono più ricco di lui. bene, allora questa è la tua risposta. Ciao Robby, ben ritrovato. Ciao ragazzi, ciao a tutti. No, dicevo, mi sono voluto inventare quindi, no, un po' di grafiche, come vi dicevo, alcuni spunti secondo me anche divertenti e soprattutto secondo me anche molto attuali, perché sono i nodi secondo me principali sulla Juventus di oggi e su quella che sarà del domani. Quindi con queste grafiche ci aiuteremo, insomma, allora movimentiamo anche un po' la discussione. Però questi primi 10 minuti inevitabilmente, come si suol dire, per un principio di cronaca, li dobbiamo dedicare all'attualità. Allora volevo con voi argomentare un attimino in questo primo blocco, prima della pubblicità, appunto la cronaca, la ripresa, la non ripresa, è stato inserito nero su bianco l'ipotesi playoff, sta inserita l'ipotesi nero su bianco playoff qualora si dovesse interrompere il campionato, si parla di una nuova stagione 2020-2021 a partire dal 1 settembre. Quindi insomma, sulle novità e movimenti degli ultimi giorni volevo sentire un po' il vostro parere, Daniel e poi Roby. Beh, innanzitutto ovviamente vedendo dove si trova Roberto, vedendo il suo sfondo, mi sento ovviamente quasi umiliato, però grazie a Dio oggi è un giorno speciale, per la verità per tutte le tre grandi, perché io sono sportivo, ricordo che il 22 di maggio è un giorno in cui sia il Milan, sia l'Inter, sia la Juve festeggiano le loro rispettive Champions League, quindi c'è un eco che rimanda a un antico coro di orazioni, c'è qui il mio pallone che non è bello come lo sfondo di Roby, ma il pallone che fu stilizzato quella notte di Roma. Dopodiché, Angelo, assolutamente ti rispondo con grande piacere, ma questo preambolo mi pareva doveroso. Direi ancora un pochino di certezza in più, ma mista sempre a tanta confusione, soprattutto a tante situazioni che chissà come mai devono sempre essere risolte all'italiana. Mi chiedo soltanto una cosa: come mai in Germania abbiano ripreso senza tanti fronzoli, come mai in Germania non siano preoccupati di qualcosa che comunque potrebbe accadere, vale a dire un giocatore contagiato o di un'eventuale sospensione, e come mai, e concludo, soprattutto in Germania non si parli di playoff, si parla di playoff solo ed esclusivamente in Italia. Questo me lo dovrebbero spiegare. Poi sulla modalità playoff, Angelo, non voglio prenderti troppo tempo, né a te. No, ma vai pure, Daniel, vai pure, ne abbiamo di tempo. Tranquillo. No, sulla modalità io rimango estremamente perplesso quando vedo addirittura questo tabellone tennistico con le semifinali Juventus-Atalanta e Lazio-Inter. Mi viene a dire, ma la federazione italiana, è vero che per la Serie C, per la Lega Pro c'è un altro tipo di federazione, però è sempre italiana, ragiona in un'altra maniera che in Serie B, alla fine il campionato disputato conta pure qualcosa. Adesso mi sembra quasi che questo campionato finora disputato non conti più proprio assolutamente niente con queste prospettive. Ecco, poi per carità, sappiamo benissimo, Angelo, quello che è successo, dobbiamo soltanto ringraziare il Padre Eterno se potremo vedere anche un po' di calcio, però sottolineare anche quello che tutto sommato riteniamo poco, diciamo così,
poco attendibile, poco conforme con quelle che sono le consuetudini, e se è una situazione assolutamente anomala, secondo me merita di essere sottolineato. Tutto qua. Tu, Roberto, come la vedi? È proprio perché anomala, effettivamente stanno cercando di attuare un protocollo che sia comunque giusto per tutte le parti. Tu ti facevi la domanda perché in Germania non sono riusciti a raggiungere un accordo, ma perché? Perché comunque si sono seduti attorno a un tavolo, la FIGC, la Lega, l'Associazione Calciatori, Associazione Allenatori, televisioni, media praticamente, tutti quanti, e hanno condiviso le proprie idee e probabilmente sono arrivati ad un punto. Praticamente il loro campionato, se si interromperà, avrà una soluzione, ma è già stata stabilita a priori, cioè non è che durante il corso poi si deciderà base coefficienti e cose va, no, è già stato deciso prima. Il problema è che qua in Italia riunire tutti quanti in un tavolo per modo loro di esporre le proprie idee e eventualmente discuterne, arrivare a un punto dove sia comune a tutti, non si può fare, ma questo è intrinseco alla Stato italiano, agli italiani, diciamo, cosa comunque ognuno deve portare l'acqua al suo mulino, l'opportunista, e a me, però, se mi fai questo non mi arriva niente. Il problema è quello, che non riescono mai a mettersi d'accordo. Per quello che la Germania, nonostante avesse rispetto all'Italia più bassi, comunque sono riusciti a raggiungere un accordo, ma questo già un mese fa, e sono riusciti, ci sono date e tutto. Ma in Italia non si può fare, perché comunque bisogna arrivare e deve comunque dare qualcosa di ricevere, per forza. Ma il fatto è così difficile veramente mettersi tutti attorno a un tavolo e discuterne e arrivare a un unico obiettivo, cioè che per tutti che si mettono d'accordo, veramente sembra una cosa assurda. Poi mi guardo TG24 e mi trovo effettivamente possibile arrivare a un accordo. Comunque ci sono tante discrepanze da tutte le parti, anche a livello politico. Ieri ho assistito al Senato a delle cose obbrobriose, delle parolacce, sono scesi giù in aula, quasi a mettersi le mani addosso. Non mi aspetto più niente. Io spero che il campionato, spero che comunque si riesca a concludere normalmente, al limite del possibile. Ciò vuol dire che comunque meno male abbiamo risolto questo incubo. Io spero si possa continuare, non fermarsi a un certo punto e dire ok, basta, abbiamo scattato, facciamo il playoff, ma che è una buffonata, dai. Però intanto, ripeto, no, è stato messo nero su bianco, l'opzione B è quella dei playoff, e poi c'è l'opzione C, definiamola così, l'ultima, non l'ultima, quella di ad un certo punto, se non dovesse ripartire più nulla, fermare tutto, congelare tutto e stilare una classifica in base a dei coefficienti. Detto ciò, però, io non ragionavo nelle ore scorse anche con Nicola Gallo, insomma, in una diretta che abbiamo fatto insieme, che abbiamo condiviso per una parte insieme, ci dicevamo, però scusate, ma se per caso, e davvero auguriamoci che non avvenga, ma se per caso ci trovassimo di nuovo nella situazione di riaccendere la luce del campionato e poi doverla rispegnere, ma come possono sussistere poi le condizioni a quel punto per disputare i playoff? Cioè, sembra un controsenso, o no? Assolutamente sì, Angelo. Tra le altre cose, Roberto ha sottolineato, secondo me, un punto che oserei dire nevralgico della situazione. Cioè, vale a dire, perché non mettere nero su bianco come ha fatto la Germania? Cioè, perché non dire, allora, se ci fermiamo in questa giornata, il campionato verrà congelato, si farà in questa maniera. Beh, però, vi dico solo che però ci sarà un vertice nei prossimi giorni, proprio per discutere bene delle regole, non regole, dei criteri che dovrebbero governare playoff o eventualmente, se non ripartisse nulla, allora il criterio sulla quale compilare le liste UEFA. E poi comunque, Angelo, sul playoff secondo me è l'opinione, diciamo, più azzeccata, anche se non è qui con noi, ovviamente l'ho saputo, è un perno del nostro Top Planet, l'ipotesi del caro amico e collega Marco Sanfelici. Ad un certo punto, se proprio dovessimo farla, perché non teniamo conto della classifica e quindi la Juve va a giocare?
in casa con la Lazio e con l'Atalanta, che sono, diciamo, le due partite mancanti contro le prime quattro. Dopodiché, tenendo buoni anche i punti realizzati nel corso, chiamiamola così, della regular season, mamma mia Angelo, mi sembra di tornare a parlare di basket anziché parlare di calcio, ero così contento di aver fatto questo salto, mi fai tornare indietro, battute a parte. Si tiene conto anche dei punti della regular season, a quel punto lì, tra le quattro, chi ha totalizzato un maggior numero di punti è campione d'Italia, si farà una classifica. Perché rimettere tutto in gioco? Grande stima nei confronti dell'Atalanta, l'abbiamo fatto tantissimi complimenti. Prego, prego Roberto. No, no, tutto solo questo. Allora, se si interrompe, comunque è successo qualcosa, giusto? Quindi, in qualche modo, devi, se vuoi finirlo, devi farlo nel breve tempo possibile, perché se interrompi perché è successo qualcosa di molto grave, giusto? Quindi, per fare meno partite, io, per la mia idea, quella che può essere la mia idea, per, includendo anche la retrocessione e da chi arriva dalla Serie B alla Serie A, io farei fare la finale di Juve-Lazio, cioè dipende poi durante il tragitto chi si trova prima e seconda, se fai fare praticamente la finalina loro due, scudetto, come se si fosse fermato adesso. Allora, i Juve-Lazio sono, fai fare la finale loro, poi le tre che retrocedono in Serie B e le tre che devono andare in Serie A, che hanno, sono state promosse in Serie A, fanno loro lo spareggio delle, fra loro sei si decide chi è la prima, la seconda e la terza, retrocede e chi sa. Secondo me questo, cioè, per quanto riguarda la retrocessione, perché comunque poi tu devi tenere conto di quello, non solo chi c'era il campionato, chi andrà a 100, chi andrà a questa. Ragazzi, ora sul notiziario media, se sono velocissimo, Angelo, no, prego. Si sta andando addirittura di rimettere in gioco la quinta e la sesta, cioè, ma voi immaginate, con tutto il rispetto, per l'amor del cielo, anzi, facciamo pure una battuta a favore del Milan, del buon Milan, che il Milan è bravissimo a giocare gli scontri diretti. Se dovesse vincere lo Verona, come il Milan o come il Napoli, dai, veramente sarebbe qualcosa, perdonatemi il termine, davvero di ridicolo per come è andata la stagione regolare. Rientrerebbe anche il Verona, poi sono a 30 passapunti di distacco, dai. Punto, appunto. Allora ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità, due minuti e rientriamo. Presenta la nuova Nissan Juke, la sorella minore del Qashqai, un crossover modaiolo e dedicato ai giovani, con una personalità molto forte, a cominciare dal look originale e molto aggressivo. Lungo 4,14 m e disponibile nella motorizzazione 1000 turbo benzina da 117 cavalli e sarà a breve presente in gamma una versione B-Fuel, GPL e Hybrid. Corto e sportivo è il cambio manuale, ma questa automobile è molto ricca di accessori importanti già a partire dalla versione di serie. Controllo elettronico della stabilità, controllo elettronico della trazione, frenata automatica d'emergenza, sistema acustico per sicurezza pedoni. Venite a scoprire da Saicar il nuovo Nissan Juke in super promozione al prezzo da 16.400 euro. Che occasione all'Autofrancia! Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Fiat Tipo 1416 valvole 95 cavalli, 5 porte, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo. Nuovo chilometro zero, prezzo imbattibile, ma solo 5 a vostra disposizione, 13.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino. Siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo! Cambio gomme? Evita il last minute. Sgomma subito su euroimportpneumatici.com. Risparmi fino al 30%. Tutti i vantaggi di comprare le gomme online, ma anche il parere di un team di specialisti. Euroimport, risparmio assicurato. Massima libertà di scelta per gomme e installatore. Euroimportpneumatici.com. E poi compri da un'azienda italiana. Euroimport, il risparmio è assicurato. Vieni a trovarci a Minovo. Le gomme le puoi ordinare anche nella nostra sede. Le puoi spedire a casa tua o da un gommista convenzionato o dal tuo gommista di fiducia. Sgomma subito da euroimportpneumatici.com. E allora rieccoci di nuovo dopo la pubblicità. Accantoniamo un po' il tema, diciamo, della ripresa del campionato, perché insomma allo stato attuale non ci sono grandi novità. E allora io nella
nell'apertura di trasmissione, che cosa vi ho detto? Mi sono divertito a buttare giù delle grafiche, roba molto semplice, schematica, dei punti, dei temi, delle riflessioni, che secondo me, a mio giudizio, fanno parte oggi, sono uno stimolo proprio in casa Juve, sono, possiamo definirli, temi portanti, nodi, tutto quello che volete, tematiche, ecco, che quando si parla di Juve, secondo me, fanno parte dell'ordine del giorno. E su questo, insomma, ci andiamo un po' a divertire, a parlarne con Daniel Pisani, Roberto Monfiglio collegati via Skype, ma soprattutto voi. Ad ogni grafica, ad ogni blocco in cui ci concentriamo su un tema, ditemi la vostra via mail e via SMS, perché i telefoni poi li apro a partire dalle 6:30, quando saluterò Roberto e Daniel e quindi resterò solo io in studio. Allora lì aprirò i telefoni e parleremo insieme durante mail ed SMS, così ci dite la vostra. Allora, il primo tema di questo blocco l'ho appena scritto nel titolo, pensando al dopo Pjanic. Allora, facciamo solo la premessa d'obbligo: Pjanic non è partito, Pjanic è saldamente in casa Juve, però insomma negli ultimi giorni, lo sapete, si moltiplicano le voci di mercato. Pjanic ha detto di no al Chelsea ma vorrebbe solo il Barcellona, Pjanic dovrebbe andare al Barcellona, eccetera eccetera. E allora la prima domanda che mi sono posto e che vi pongo è: pensando al dopo Pjanic, quali sono le alternative, gli scenari? E io ne ho stilati, messi quattro, semplici semplici. Alcuni potremmo, uno è uno scenario interno ed eccolo qua, un altro potremmo dirle, e gli altri tre sono le soluzioni esterne. Il dopo Pjanic tra Bentancur, Arthur, che è l'altra voce di mercato, Tonali, che insomma deve essere oggetto del desiderio un po' delle grandi squadre europee, Juventus comprese, e poi Jorginho, il cui insomma procuratore nelle scorse ore ha fatto capire che insomma, potrebbe essere una pista fattibile, fattibile. Allora ragazzi, che ne pensate? Roby, dai, parto da te. Angelo, questa è una bella cosa, un bel giochino, però la premessa, noi, la Juve ha già speso 40 milioni circa per Kulusevski e probabilmente dovrà tirarne fuori altri 25 perché è obbligato a riscattare, comunque a riprendere Mandragora, e sono già 65 milioni. Questo se non riesce praticamente a girare un'altra squadra. Ok, io spero solo, sempre fa parte della premessa, io spero solo che quest'anno, rispetto all'anno scorso, i nostri dirigenti, addetti al mercato, siano più concentrati e più convinti su quello che devono fare, perché se fanno come l'anno scorso non ricaviamo, cioè non ne veniamo più a capo praticamente. Detto questo, tu hai fatto una lista, secondo me prima di vedere questa lista, di fare dei nomi, comunque la Juve deve vendere, deve comunque fare cassa, perché altrimenti sì puoi fare tutti i cambi che vuoi, gli scambi che vuoi, però non arrivi a prendere tutti e tre facendo tre scambi. E tra questi io sono quasi più convinto nella possibilità di arrivare a Jorginho, e da quello che mi dicono fonti abbastanza vicine, Pogba. O uno o l'altro, tutte e due insieme addirittura. Quindi Arthur lo escluderei abbastanza. Quindi prevedo, se mai dovesse esserci una partenza di Pjanic, ma non ne sono così convinto, sono quasi più convinto che tira Rabiot per fare cassa, e io prevedo molto più, sono quasi più convinto su Jorginho e Pogba. Sulla però Jorginho. Allora facciamo così, Roby, parto da chiederti una cosa: la soluzione interna che io ho messo proprio per prima, cioè avere l'opzione Bentancur per il dopo Pjanic. Partiamo così, andiamo un po' a punti, via. Bentancur ti convince? Cioè l'idea che tu il dopo Pjanic ce l'hai già in casa? Ovvero Bentancur. Bentancur, se sta da solo e non viene affiancato a Pjanic, è meglio. Boh, questo è uno. E Bentancur, quello che mi preoccupa, spero che abbia acquisito quest'anno, anche se ahimè ha iniziato bene e poi si è interrotto il campionato, abbia acquisito costanza, anche continuità nel gioco, perché comunque tecnicamente c'è, deve solo ancora imparare a essere meno irruente, quindi a prendersi meno cartellini gialli possibile. Poi alla fine, se raggiunge la continuità, quindi la costanza nel suo rendimento, secondo me è un giocatore perfetto per quel ruolo. Daniel, ti ho visto annuire sulla... Sì, concordo quasi su tutto, quindi cercherò di inquadrare magari altri spunti, altrimenti
finiamo per essere ripetitivi perché l'analisi di Roberto è stata pressoché perfetta. Io dico una cosa, Arthur è un giocatore brasiliano, a me piace molto perché ha sottolineato che è brasiliano, perché i brasiliani quando arrivano in Italia sovente possono trovare anche delle difficoltà. Oltretutto la Liga Spagnola è un campionato che forse maggiormente si avvicina al calcio giocato in Sud America che non alla nostra Serie A. Caso, non è un caso secondo me che lo stesso Cristiano Ronaldo, il re dei re, il più grande dei grandi, arrivato in Italia ha dovuto attendere il 16 settembre del 2019 per segnare il primo gol al Sassuolo, peraltro dopo un palo preso, era un gol, è stato un gollonzo, ecco, come avrebbe detto una volta la buona Jalapas Band. Detto ciò, però, a me Arthur intriga parecchio. Bisognerà capire se effettivamente questo scambio si potrà fare, se ci sia la volontà del Barcellona di fare questo scambio, perché in realtà è uno scambio dove saranno soltanto poi i risultati a dirci chi effettivamente ci avrà guadagnato e chi ci avrà perso. Altra chiave di lettura di Roberto, importantissima, che Bentancur gioca meglio senza Pjanic. Pjanic sta diventando più un problema che una risorsa. Pjanic l'aveva voluto fortemente Massimiliano Allegri, gli aveva trovato questo ruolo un po' alla Pirlo, se vogliamo, che con il quale Pjanic aveva retto per un certo numero di partite, direi in maniera a corrente un pochino alternata. Non sembra assolutamente adattarsi al modulo Sarri, nonostante lo stesso allenatore bianconero all'inizio dell'anno pretendesse che Pjanic toccasse i famosi 150 palloni. Si è visto qualcosa all'inizio, poi non si è visto più nulla. Condivido altresì con Roberto l'opzione Jorginho, perché è un giocatore che già conosce il campionato italiano, che conosce perfettamente Maurizio Sarri, è già inserito nelle dinamiche di gioco dello stesso allenatore di Figline Valdarno, e quindi di conseguenza potrebbe essere un acquisto azzeccato. Io non ho fonti rispetto a Roberto, dico solamente che la Juventus raramente ha voluto cavalli, seppure di estrema e di grandissima razza, come Pogba di ritorno. Certo, a me farebbe piacere il ritorno di Pogba, lo vedo dal punto di vista tattico un pochino in difficoltà sempre negli schemi sali. Quindi scusatemi Robby, poi vengo subito a te, diciamo rispetto a questa grafica per il dopo Pjanic, o Bentancur soluzione interna o Arthur che sembra essere, no, un giocatore potenzialmente inseribile nello scambio col Barça proprio per Pjanic, o Tonali, forse di questi l'investimento più grande, più oneroso, o ancora Jorginho, mi pare di capire che voi convergete sull'ipotesi proprio su quest'ultimo nome. Appunto, quello che volevo, un punto che secondo me non è da trascurare, è che comunque Arthur e Tonali vestono la maglia bianconera. La maglia bianconera come della Juventus sappiamo che comunque è una maglia molto pesante, sarebbe un investimento azzardato secondo me, mentre invece se vai su Jorginho e Pogba sono due usati sicuri e garantiti, perché Jorginho comunque con Sarri c'è già stato, e non sicuramente non gli pesa la maglia della Juve perché si vede la personalità che ha. Pogba non ne parlo nemmeno, mentre su Arthur e Tonali io non so che ragazzi sono, hanno la personalità di indossare questa maglia? Gli altri due però sì. Allora Pogba, il discorso di Pogba secondo me è molto importante anche a livello di ingaggio che lui prende, anche il cartellino, quindi per arrivare a Pogba devono fare dei salti mortali. Io perché la mia premessa è stata quella di Paratici e compagnia bella, che facciano comunque un mercato con coscienza e convinti di quello che fanno. Per questo il mio Arthur e Tonali mi piacciono, però è una scommessa troppo azzardata in questo momento qua. Sì, io ho capito il tuo ragionamento, Roby. Cioè tu vuoi un giocatore sostanzialmente pronto, al quale le famose chiavi del centrocampo. Sapete che avrei detto che avreste caldeggiato la prima opzione, quella che io ho messo in grafica, e cioè la soluzione tra virgolette interna Bentancur, magari responsabilizzato, magari con un lavoro tattico su di lui, però Bentancur da solo non basta. Se la Juve vuole avere un centrocampo per giocarsela alla pari con le big europee, è chiaro che si ripartirà dal nuovo Bentancur. Speriamo che abbia continuità, come ricordava Roberto, e mi permetto di aggiungere anche personalità, perché l'ho visto sempre un po' fragile il ragazzo, è un po' troppo nervoso, mi ricordo anche l'espulsione recente in Supercoppa, e quindi
di conseguenza vorrei un Bentancur anche più forte sul piano della personalità. Chiaramente dovrà crescere da solo, ma dovrà dargli una mano anche la società Juventus, inserendo dei giocatori che possano proteggerlo, dargli qualcosa in più a centrocampo, sicuramente un usato sicuro, anzi secondo me parlare di Pogba come di un usato forse sarebbe addirittura riduttivo, certamente sarebbe in qualcosa di estremamente significativo e importante. Aggiungo che Arthur e Tonali però hanno una differenza sostanziale, perché Arthur è vero, non ha mai vestito la maglia bianconera, ma dovesse arrivare con l'ingaggio che avrebbe, ricordiamo che Arthur prende 9 milioni all'anno al Barcellona, tu lo dovrai far giocare per forza, bravo. A differenza di un Tonali che comunque potresti tenerlo anche, diciamo, a mezzo servizio, perché è un giovane che comunque deve crescere, un po' come è stato fatto con lo stesso Bentancur. Ragazzi, vi leggo solo una mail da degli amici da casa sull'argomento. Roby da Tradate ci scrive: farei in modo di prendere Tonali, lo metto davanti alla difesa, poi Zaniolo centrodestra, Jorginho centrale, Rakitic a sinistra, e chi ci ferma più per i prossimi 5 anni? Beh sì, 5 anni, scusatemi la cattiveria, non so se Rakitic te li garantisce ad altissimo livello, ad esempio, comunque anche lui ha la carta d'identità che va avanti. Tonali, ragazzi, è troppo usato sicuro. No, però Tonali ad esempio, e siamo lì, è il classico esempio in cui secondo me bisogna avere il coraggio di investire, perché oggi Tonali sul palcoscenico del mercato è un giocatore caro che costa, giustamente Cellino ha per le mani un tesoro e punterà a ottimizzare, a venderlo insomma meglio che si può, un giocatore interessantissimo, molto forte, però giustamente come dici anche tu Roby, da lì a dargli le chiavi del centrocampo di una squadra di livello assoluto in Europa come la Juventus, non che ce ne passi, ma ha i suoi rischi, i suoi pro e contro. Come si suol dire, puoi bruciare il ragazzo o puoi fare la svolta, il crack, diciamola così. Devi comunque affiancarlo a un giocatore che è già fermato, un giocatore di esperienza, un giocatore che ti può insegnare anche a come, oltre a come stare in campo durante gli allenamenti. Cioè, ad esempio, un centrocampo alla Tonali, Matuidi e Bentancur, invento. No, ancora no, non c'è, non lo so. Hai presente Verratti? Ti ricordi quando doveva interrompiti lì, perché quel nome tornerà nelle mie grafiche. Andiamo in pubblicità, un minuto e mezzo e cambiamo argomento. Altra grafica, altro argomento, insomma, ci vediamo tra un minuto. Continuano l'offertone sulla CX3, il tuo e premiato design Kodo City Crossover sportivo e raffinato. Sono disponibili in pronta consegna nuove, immatricolate chilometro zero a partire da 19.690 euro, in allestimento Exit con motorizzazione 2000 benzina da 121 cavalli, Fiat 500X Cross, 1.3 benzina, 150 cavalli, con cambio automatico e cerchi in lega 17 pollici, a un prezzo scontato di 21.890 euro. Autogruino è un punto di riferimento per l'automobilista, perché in un'unica sede si possono trovare tutti i marchi e tutte le promozioni delle case automobilistiche. Autogruino Outlet noleggio a lungo termine. È la soluzione d'acquisto all'inclusive, come un noleggio ma a un costo più basso. Qui trovi un centro assistenza con le migliori attrezzature di ultima generazione, diagnostiche per tutte le marche. Autogruino Outlet da oltre 40 anni possiede chilometro zero, auto aziendali di importazione e auto d'occasione con garanzia fino a 3 anni. Autogruino Outlet è certificato da Adiconsum, associazione consumatori dal 2002. E allora rieccoci di nuovo in studio, intanto vado un attimino sulle mail, ci scrive Ale: io reputo dopo 4 anni l'acquisto di Pjanic il più sbagliato che azzeccato, lo reputo un meraviglioso mezzo giocatore, detto ciò Jorginho al posto di Pjanic c'è un insulto alla vita, non vi basta Sarri, pure Jorginho, no vi prego. Roby e Dani, dai, volete rispondere? Jorginho, io l'ho visto giocare a Napoli, l'ho visto al Chelsea, l'ho visto in nazionale, secondo me è un giocatore sì che non è che ti fa vedere, cioè non è quel tipo di giocatore che
ti fa la giocata, però è un giocatore che ti dà come dire, ordine al centrocampo, e quello ce n'è bisogno, è uno che comunque vede la palla in avanti e non indietro. Cioè, no, no, guardate bene Giorginio come gioca. Daniel, vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto Roberto, giocatori funzionali, e poi mi viene da dire basta con questo tiro, veramente questo gioco, ma come disse il grande presidente Scalfaro, a questo gioco al massacro io non ci sto, frase storica che metto tra virgolette. L'allenatore della Juve in questo momento è Maurizio Sarri, dobbiamo cercare di fidarci di lui, tra l'altro poi ne parleremo. Sarri sta cercando di modificare, perché si sta parlando insistentemente, ne parlava anche il direttore Luca Monplano, in la squadra da 4-3-3 a 4-4-2, insomma adesso onestamente in questo momento così delicato dire no a Giorginio, perché comunque è un discepolo di Sarri, mi sembra eccessivamente troppo. Allora ragazzi, cambiando un attimo argomento, andiamo a vedere, tu giustamente parlavi, no, dei progetti, Daniel, di Sarri, di quello che Sarri può avere in mente, insomma, no, come immagine per la Juve del futuro, che passa attraverso anche delle cessioni inevitabilmente, cioè giocatori che arrivano per cambiare il volto della Juve, ma anche giocatori che partono. Allora, la lista cessioni. Eccola qua: Rugani, De Sciglio, Rabiot, Bernardeschi, Higuain. Vi spiego la ratio di questi nomi, non sono i nomi che sicuramente dei giocatori sicuramente che se ne andranno, ma sono quelli che in un modo o nell'altro in questa fase sembrano avere o un interesse ad andare via alla Juventus, o un interesse di squadre per loro, o comunque il cui, come dire, progetto alla Juve sembra in qualche modo o non essersi sviluppato al meglio o essere sul viale del tramonto, ecco. E questi nomi tornano. E io vi voglio chiedere, Daniel, parto da te, quali di questi con una certa priorità metteresti sul mercato? Per delle ragioni, ovviamente, non dico di simpatia o antipatia, no, ma di operatività proprio. Ma io direi che oltre che per delle ragioni tecniche, anche un pochino per obbligo, perché è chiaro che il rapporto con Gonzalo Higuain è finito e ti sta parlando un estimatore di Higuain, ok? Anche perché chiaramente Higuain ha dimostrato in più di una circostanza di tenere molto alla maglia bianconera, di sentirsi juventino, e di questi tempi e in questo calcio è qualcosa che ancora fa battere il cuore. Quindi di conseguenza Higuain, se dovessimo identificarlo come simbolo di juventinità, me lo terrei anche oltre la propria carriera, però è chiaro che il rapporto è finito, quindi di conseguenza bisogna farsene una ragione. La Juve dovrà lavorare e bene su una punta. Attenzione, scusami se apro una parentesi, spero di non anticipare le tue grafiche che non conosco, Angelo, questo lo dico per i gentili telespettatori. Attenzione che secondo me l'acquisto di Milik, che è un altro giocatore secondo me funzionale agli schemi di Sarri, secondo me non è per sostituire Higuain, sarà per aggiungere qualcosa all'attacco per il prossimo anno. Non dimentichiamocelo, Cristiano Ronaldo avrà un anno in più, si giocherà a un ritmo serrato perché si riprenderà quanto sembra a settembre, bisognerà chiudere a maggio perché si giocherà Euro 2021, non potrà giocare sempre Ronaldo, quindi una squadra ambiziosa come la Juve dovrà avere quattro attaccanti, quindi venendo meno a Higuain, ecco perché io ti rispondo Higuain, è chiaro che non dovrai andare a prendere soltanto Milik, ma anche un altro grande attaccante, quindi ti rispondo Higuain in questo tipo di contesto. Roby, di questa lista c'è qualcuno che ti dispiace possa partire invece? Al di là degli affetti, al di là della mozione degli affetti, dico. Io concordo con tutto quello che ha detto Daniel, perché anche per me Higuain, da quel momento in cui due anni fa, quando è entrato la Continassa, ha baciato da rientro dalle vacanze, ha baciato il logo quando è entrato la Continassa, e per me, io mi sono innamorato di Higuain, e come ha detto Daniel è un giocatore che ci tiene la Juve, però effettivamente purtroppo sembra essere arrivato alla fine, anche se io un anno lo terrei ancora e prenderei un attaccante, perché come diceva appunto Daniel, cioè il prossimo anno sarà dobbiamo ancora riprendere il campionato quest'anno e far fronte a campionato, Coppa Italia, Champions, quindi Coppa Europee, poi tutta una collega tutto al prossimo anno anche, quindi ripartenza di nuovo, campionato, Coppa Europea, Coppa Italia, nazionale, europeo. Cioè la Juve ha bisogno di minimo 4 attaccanti, ma Daniel, minimo 4, perché se no ce ne vogliono 5. Io 4 attaccanti, sì, formidabili, ecco, okay. Da grande spalla, da big europea. Sinceramente, sicuramente questo.
però a livello, io, a livello funzionale di questi giocatori, per me Rabiot è uno che si spera trova un'altra squadra che abbia comunque la possibilità di essere ceduto sul mercato, e qui deve essere bravo Paratici a, a venderlo, a piazzarlo, come lui, come Bernardeschi, che potrebbe avere ancora mercato. Io penso che questi due giocatori, cioè di questa lista qua che stiamo vedendo, tu quello che metteresti per primo è proprio Rabiot, invece. Rabiot assolutamente. Delusione totale, Roby, per te? Sì, non l'abbiamo visto a livello tecnico-tattico, ma ho visto la sua insofferenza e già mi basta. Dani, sei d'accordo? No, non che non sia d'accordo. Io prima di Rabiot metto De Sciglio, gran bravo ragazzo, per l'amor del cielo, ma non è un giocatore da Juventus. Questa è la mia opinione, non me ne voglia né De Sciglio né nessuno. Mi è bastato vedere, oltre già tanti errori, la partita con l'Inter, una partita straordinaria, con l'ultima giocata a porte chiuse, assolutamente dominata. Sappiamo tante volte, come si dice nel basket, visto che si parla di playoff e altro, che basta un episodio per cambiare l'inerzia della partita. Beh, entra De Sciglio con quell'errore, per poco non fa segnare il giocatore danese dell'Inter, quindi di conseguenza stava per far girare l'inerzia a favore degli avversari. Quindi francamente De Sciglio secondo me non è un giocatore da Juventus, con tutto però, Daniel, noi dobbiamo, il centrocampo è la parte nostra importante da rifare, e per quello che io ho detto Rabiot, perché però se no te l'avrei elencati tutti, però certo. Se devo scegliere, io vado sul fulcro, vado nel nucleo, il centrocampo, perché comunque a livello di difensore, come dici, sì, puoi fargli fare, già ce n'è carenza di buoni difensori a destra, quindi decidi, può anche fargli fare il secondo, il terzo, e sempre in relazione al fatto che comunque saranno un anno incandescente a livello, ragazzi, ma secondo voi di questa lista delle cessioni è pensabile ed è fattibile vedere partire contemporaneamente Rugani e De Sciglio? No, sapete perché ve lo chiedo? Non tanto, cioè tutto è fattibile nella vita, per carità, però Rugani e De Sciglio, due difensori, un centrale e un esterno, e comunque devi andare a sostituire, cioè non è che puoi venderli e stare senza. Forse Rugani puoi farne a meno senza rimpinguare. Anche se però hai Chiellini con una certa età, ti resta Bonucci, De Ligt e poi hai Demiral, quindi in realtà è Romero se lo tieni, sì. Punto interrogativo. Io preferisco Romero a Rugani, De Sciglio, De Sciglio, ok, va bene, lo cedi, però lì sulla destra devi averne qualcuno. Cosa fai? Sì, resti con solo Danilo? Rolli. No, infatti a quello che dicevo, secondo me lì abbiamo già carenza a livello di qualità, se poi togliamo anche la quantità andiamo veramente in defiance. E per quello o trovi, come si chiama adesso quello del Chelsea, Palmieri, o trovi l'accordo con lui, e quindi allora per me puoi cedere sia De Sciglio che o De Sciglio o Danilo. Preferisco De Sciglio ovviamente, se riesci a prendere Emerson Palmieri, ma il nostro problema è il centrocampo. Noi dobbiamo rifondare il centrocampo e fare un centrocampo ermetico ma anche di qualità. Eppure nessuno di voi mi ha detto nulla, Daniel, stuzzico te, sul nome di Bernardeschi. Ancora presto per metterlo nella lista cessioni? Lo dependeresti da questa lista? Io credo che Bernardeschi, per essere ceduto, innanzitutto bisogna capire, come ti dicevo prima, quale sarà il nuovo schema tattico, perché se adesso da 4-3-3 ripassiamo a 4-4-2 gli esterni potranno servire, e magari anche Bernardeschi, un Bernardeschi a mezzo servizio o comunque che ti possa fare la grande gli ultimi 30 minuti quando le squadre saranno stanchissime, potrebbe ancora tornare utile. Io francamente con Bernardeschi non sono mai stato eccessivamente severo. Sì, è chiaro che da juventino mi aspettavo qualche cosa in più, però qualche accelerazione, qualche spunto il ragazzo ce l'ha. Probabilmente non è un giocatore che la Juventus ha sbagliato a considerare un potenziale titolare, però come buona riserva, come un giocatore che possa cambiarti anche lui gli equilibri di una partita entrando in corsa, potrebbe ancora starci. Ripeto, bisogna vedere, bisogna capire se Sarri proverà a giocare sugli esterni, perché è chiaro che se gioca solamente con i centrali, per Bernardeschi ci sarà poco spazio. Aggiungo e concludo che se io Bernardeschi, chiaramente forse è una mia follia tattica, io non sono un allenatore, non mi dispiacerebbe anche magari schierato come esterno difensivo. Non è stato mai provato, però secondo me non è un'idea alla Zamprotta, ecco, così campata per anni. Ti dico la mia su Bernardeschi. Io invece sono sempre stato uno che l'ha criticato, non il primo anno, ma quando ha incominciato veramente ad avere dei problemi, addirittura con Allegri, poi adesso anche con Sarri, dei problemi tattici. Però a questo punto qua, col 4-4-2, come dici tu,
secondo me potrebbe essere molto utile, anche perché con la nazionale di Mancini, quando gioco col 4-4-2, Bernardeschi fa la differenza lì sulla fascia. Ragazzi, andiamo un po' sui messaggi da casa, perché insomma sull'argomento ognuno vuole dire la sua, giustamente. Luca da Genova ci dice: personalità, se sei bravo ce l'hai. Con Tonali apri un ciclo o è meglio che lo apra l'Inter? L'ingaggio di Pogba lo paga l'ospite? Trattasi non di personalità ma di mentalità. Vedere l'esempio di Alexander Arnold, Rashford, eccetera, eccetera. Scrive Luca da Genova. Volete rispondere? Andiamo davanti. No, io l'ho detto su Fuori Onda, su Pogba, che effettivamente è un nome che io faccio perché comunque è una fonte che è importante che me lo dice, però è evidente che l'ingaggio è la parte negativa per pensare a un acquisto di Pogba, effettivamente. Poi ancora sulle mail mi scrive Paolo: che ne pensate, vista la crisi da coronavirus, se la Juve si concentrasse sul centrocampo, ad esempio con Tonali e Pogba, e in attacco riprendesse solo Ken, arrangiandosi con Higuain ancora un anno? Beh, però solo una cosa, io credo che speranze e possibilità di vedere Ken, a meno che lui non si sia sbagliato, no, ma parla di riprendere Ken, chiedo scusa. Io credo che proprio Angelo, come? Soprattutto dopo quello che è successo, esatto, cioè no, dai, io credo che lo scandalo che è successo in seno all'Everton, io credo proprio che speranze di vederlo di nuovo alla Juve siano quasi prossime a zero, secondo me. No, dopo quello che è successo con la nazionale, con la Juve, effettivamente, ma poi si conosce che per le dichiarazioni che ha fatto Balotelli, è mio idolo, di qua e di là, cioè ha fatto parecchi errori alla Juve, un giocatore così, infatti un anno c'è stato, potevo rimanerci ancora. Esperienza all'Everton, definiamola poco soddisfacente, ecco. Ah, infatti, anche all'Everton lì, caspita, di solito i nostri attaccanti, tranne anche Zaza è stato uno di quelli, quindi vedete Angelo, Dani, questa è la personalità, quando vai a comprare un giocatore, la Juve vede queste cose qua, se poi si sbaglia, tranquillo che li rispediscono al mittente, non è un problema. Ragazzi, la personalità è quella. Poi vi leggo quest'ultima mail di Antonio, che ci tiene a salutarvi, dice che siete i suoi preferiti, e dice: Angelo, da quella lista mancano Khedira e Danilo, non servono più, d'accordo? Khedira sì, Danilo ancora, secondo me, a me Danilo non dispiace, almeno la parte difensiva la sa fare. In realtà, Daniel, non servono più, mica tanto, cioè, su Khedira magari, Danilo, mettiamoci d'accordo, se vendi De Sciglio devi tenerti Danilo, ma non puoi pensare di vendere De Sciglio e Danilo insieme. Niente, Danilo deve rimanere, probabilmente affiancato da un altro giocatore, io per esempio nomino Isai, che sicuramente non è un giocatore titolare, ma che potrebbe essere una buona riserva, sicuramente meglio di De Sciglio. E per quanto riguarda chi era l'altro, scusami Angelo, Khedira, attenzione però, perché Khedira all'inizio, quando era arrivato Sarri, sembrava che non dovesse vedere nemmeno il campo. Come parte la stagione, Sarri schiera Khedira come pedina inamovibile, e non mi sorprenderebbe se dovessimo avanzare, come tutti ci auguriamo, in questa strana Champions, in questa anomala Champions che si giocherà nel mese di agosto ad Istanbul, se Khedira dovesse star bene, che possa anche partire titolare, perché comunque è un giocatore che, se messo nelle condizioni se il fisico gli dovesse reggere, è un giocatore che secondo me sa ancora il fatto suo. Questi inserimenti, non a caso anche Massimiliano Allegri non ne avrebbe mai fatto a meno. Ragazzi, io penso che non ci saranno molte cessioni proprio per questo motivo, perché la rosa deve essere più ampia, in quanto le occasioni per giocare sono molteplici. Allora, andiamo in pubblicità. Abbiamo visto anche la lista, insomma, delle cessioni. Poi, chiaramente, ripeto, era uno schema di massima e magari verrà anche completamente stravolto. Andiamo in break pubblicitario, 1 minuto e 56. Altro tema, altra grafica, altri ragionamenti, sempre con i vostri anche messaggi da casa, tra poco. Vieni a provare l'icona del marchio Volkswagen, l'intramontabile Golf, da Pastorino, in corso Romano 48, Grugliasco. Grazie al progetto Valore Volkswagen può essere tua a 169 euro mensili, compresi i servizi assicurativi. Perché ricorda, la Volkswagen a Torino è Pastorino.
Autobruino è un punto di riferimento per l'automobilista, perché in un'unica sede si possono trovare tutti i marchi e tutte le promozioni delle case automobilistiche. Autobruino Outlet noleggia a lungo termine. E la soluzione d'acquisto all'inclusive, come un noleggio ma a un costo più basso. Qui trovi un centro assistenza con le migliori attrezzature di ultima generazione, diagnostiche per tutte le marche. Autobruino Outlet da oltre 40 anni possiede chilometro zero, auto aziendali di importazione e auto d'occasione con garanzia fino a 3 anni. Autobruino Outlet è certificato da Adiconsum, associazione consumatori dal 2002. Un saluto a tutti i telespettatori da Pippo Cars, concessionaria multimarca vetture nuove, chilometro zero, aziendali usate, specializzati nella vendita e nella ricerca di vetture d'epoca da collezione. Da Pippo Cars troverete inoltre le migliori offerte per quanto riguarda le noleggi a privati e aziende, sia a breve che a lungo termine. Vi aspettiamo nella sede di Volpiano, sita in via Torino 44 A oppure attraverso le nostre pagine social. Non potete raggiungerci in sede? Nessun problema, saremo noi a venire da voi con la consegna di vicino della vostra nuova autovettura. E allora rieccoci in studio, il nuovo tema, lo vedete, sbizzarritevi, mandate sms e mail, perché secondo me è giusto dedicare a questo tema, a questo capitolo, non solo questo blocco, questi prossimi 10 minuti, ma anche un pezzo del blocco successivo, perché secondo me ognuno avrà la sua e non basteranno quei pochi nomi che io ho messo nella grafica. Il grande rimpianto di mercato, se vogliamo, un gioco perverso, perché poi qualcuno si struggerà l'anima a ripensare magari alle grandi occasioni sfuggite sotto il naso o il mancato coraggio nel non investire su certi giocatori. E nel globale atteniamoci però più o meno ad una porzione temporale, come dire, ravvicinata, ecco, non andiamo magari giocatori di 15 anni fa, tanto per intenderci, guardiamo gli ultimi 5 anni, ecco, più o meno, al massimo, via, questo è il perimetro, gli ultimi 2 o 3 stagioni, gli ultimi 3 o 4 anche. Io ho sentito alcuni nomi, alcuni rimpianti appunto di mercato. Prima però di andare su questo capitolo, intanto voi ci potete già scrivere su questo, volevo solo rispetto alla lista cessioni, che era l'argomento precedente, leggere due messaggi che sono arrivati. Un amico scrive: Angelo, io però Rakitic lo vedrei come un'operazione omologa alla Pirlo. Vero, fattibile, però di Pirlo ne nasce solo uno. Rakitic, per carità, grandissimo giocatore, però Rakitic non sembra così convinto a lasciare la Spagna, quindi c'è anche da considerare quello. Non so, Roby, se vuoi rispondere tu. Pirlo è arrivato a parametro zero e appena arrivato gli sono 4 milioni e mezzo, 5. Rakitic non verrebbe a parametro zero e parte minimo da 7 milioni in su, cioè, quindi anche a livello di ingaggio e di cartellino non è alla Pirlo come operazione, ma è una cosa completamente diversa. Poi sì, non lo so, io Rakitic però non ho trovato posto neanche nel centrocampo del Barcellona quest'anno ha fatto fatica, ha fatto pochissime partite, non lo so, secondo me no, potremmo andare su altri lidi, sarebbe meglio. Poi Daniele, a te faccio rispondere invece a Renza che ci scrive: ma siamo la Juve o il Napoli? Davvero pensiamo di sfidare Mbappé e Salah con Jorginho e Milik? Ma insomma, non è soddisfatta dei nomi che avete fatto, dai. Ma innanzitutto Mbappé e Salah fino a prova contraria non giocano nella stessa squadra. Sì, sì, no, noi vabbè, rispondiamo. Cioè, vuoi sfidare Paris Saint-Germain, Liverpool City con... Stiamo Cristiano Ronaldo, allora che gli altri potrebbero dire, anche altri giocatori, anche altre squadre, scusami, hanno dei gregari. I gregari sono sempre stati importanti, mi viene in mente Massimo Bonini, che correva per Platini. Platini diceva sempre, io fumo e Bonini corre, ma non ci fosse stato Bonini... Era essenziale Bonini. E ricordiamo un altro, Daniel, oggi 24 anni dalla vittoria della Coppa della Champions, ricordiamo anche Michele Padovano. Michele Padovano. Padovano, certo. Era un gregario. Quindi i gregari servono sempre. Capisco la smania, il desiderio di avere tutti i grandi campioni, a parte poi che tante squadre, mi vengono in mente tante edizioni del Real Madrid in passato o del Paris Saint-Germain recente, quando metti insieme tutti i campioni non hai la garanzia di vincere, anzi spesso le cose vanno male, devi avere un gruppo e il gruppo è fatto anche di persone che si sacrificano, di grandi gregari. E allora, l'altro argomento, i grandi rimpianti di mercato, insomma io ho provato a compilare un po' questa lista, non immaginandomi, in realtà è difficile trovare un criterio univoco, quindi insomma i giochi sono un po' aperti, diciamolo chiaramente, perché
su alcuni nomi, e li vedrete, io ho pensato a quello, all'utilità, cioè al fatto che oggi la Juventus si ritroverebbe con un gran vantaggio ad avere quel tipo di giocatore in quel ruolo, perché oggi in quel ruolo lì è un po' scoperta. Un criterio, l'altro criterio è su quello che poi quel giocatore è propriamente diventato, no? E come lo potevi in quel momento magari andarlo a prendere spendendo poco, scommettendo sul futuro. Insomma, i criteri sono tanti, però qual è secondo voi, quali sono secondo voi i grandi rimpianti di mercato, quelle occasioni che sono sfuggite sotto il naso alla Juventus volontariamente o involontariamente, con colpa oppure semplicemente anche un po' perché le cose non sono andate per il verso giusto? Allora, eccola qua, questa è la mia lista. Il grande rimpianto di mercato: Verratti, De Jong, Pogba, Milinkovic, Savic, Haaland, Icardi. Non è la mia lista, nel senso che non li reputo io grandi rimpianti di mercato, però sono quelli che fanno più notizia, volendo, no, dare questo tipo di lettura. Verratti, ad esempio, rientra proprio in quello che dicevo prima, cioè quel giocatore che, certo, chissà se la Juventus 5 anni fa avesse investito, avrebbe in quel ruolo lì ancora, no, una posizione coperta. De Jong, si poteva fare magari un maxi investimento e ti ritroveresti, se avessi ritrovato con un centrocampista di valore assoluto. Poi lo sappiamo che il Barcellona era sul giocatore ed era nettamente in vantaggio e lui voleva il Barcellona. Insomma, gli altri nomi sono questi: Milinkovic, Savic, sappiamo un giocatore che farebbe molto comodo alla Juve. Si poteva accelerare due anni fa e comprarlo. Haaland, che è l'oggetto del desiderio di tutto il mondo e che qualcuno dice Juventus colpevole di non aver investito su di lui e di lasciarlo andare al Borussia Dortmund, oppure anche lo stesso Icardi. Dai, cosa ne pensate di questa lista, ragazzi? Vabbè, Daniel, vai tu. Per la prima volta, così almeno non sembra che ci siamo messi d'accordo, siamo forse su due mondi diversi. Sicuramente il tuo è migliore, vedendo lo sfondo. Dico assolutamente Haaland, ma per un motivo molto semplice, perché gli altri sono rimpianti relativi. Io non stravedo per Verratti, non mi pare che abbia fatto mai la differenza, nemmeno in nazionale. Spesso nel Paris Saint Germain giochicchia a centrocampo e sì, è in un certo senso è l'ombra di altri grandi giocatori. Per quanto riguarda De Jong, costava troppo, quindi non è un rimpianto. Idem Milinkovic Savic, la Juve ha provato a prenderlo ma era praticamente impossibile, voleva dire fare la squadra alla Lazio con i soldi che davi allo Tito per prendere Milinkovic Savic. Haaland era una grandissima occasione, ma soprattutto era un giocatore che secondo me quest'anno ti cambiava l'inerzia della squadra, perché se tu inserivi Haaland vicino a Ronaldo, è vero che non avrò mai la controprova, qualcuno potrebbe accusarmi di questo e mi metterebbe definitivamente a tacere, però sai quanto spazio potevi liberare anche a Cristiano, un altro giocatore che ti inventa il gol dal nulla. Magari in Italia faceva anche un po' di fatica, perché il campionato italiano, come ho detto prima, è molto complesso e molto difficile, ma in Europa deve trovare gli spazi sicuramente una coppia o addirittura una triplice alleanza, per usare un gergo storico, Dybala, Ronaldo, Haaland. Allora sì, mi rifaccio alla mail dell'amica precedente, dico cosa vogliono fare gli altri di fronte a Ronaldo, Dybala e Haaland. Roby, cosa c'è che non va in questa lista? Beh, ma non è ancora detto, Haaland ha comunque un... mi sembra che hanno messo il cartellino sopra, come dire, se lo volete c'è da spendere 75 milioni, ma quindi non è detto. Adesso non mi ricordo se sono 75 o qualcosa di meno, però comunque hanno già fissato il prezzo, tu se vuoi puoi andartelo a prendere come hai fatto con Higuain, quello non è un problema di Haaland. Haaland ha scelto comunque di andare, da quello che si sa, ha scelto di andare comunque a giocare in Germania al Dortmund, perché già giocava in Germania, si è trovato bene, e perché comunque aveva il posto da titolare garantito, cosa che alla Juve ovviamente con Higuain, Dybala e Ronaldo non l'avrebbe mai avuto, e quindi ha scelto di andare lì. Poi per quanto riguarda Verratti, ecco, io Verratti mi ricordo avevo rilasciato un'intervista 8 anni fa, ero stato intervistato su Rete 7, mi hanno chiesto di Verratti, io dissi: allora, quando giocava ancora a Pescara, questo giocatore è da prendere subito, da affiancare a Pirlo. Lui Verratti praticamente deve viaggiare insieme a Pirlo giorno e notte, ci deve anche andare a dormire in mezzo tra la moglie di Pirlo e Pirlo, perché secondo me se lui prende la personalità di Pirlo e anche le giocate durante gli allenamenti di Pirlo, secondo me può diventare un grande giocatore. E poi è andato a Paris Saint Germain. Io poi alla Juve non so sarebbe andata, so solo che comunque Paris Saint Germain è inamovibile. Tu mi dirai, Dani, Paris Saint Germain anche io e te saremo, e anche Angelo, saremo inamovibili.
Dai, no, lo so che lo stai facendo apposta, sì. Però ragazzi, però... Paris Saint-Germain, io resto, scusate, ma sono inciso, in una stagione normale, regolare, io quest'anno l'avrei visto da finale Paris Saint-Germain, poi sarà così magari, però... È un po' la... Poi sui Cardi ti volevo dire, ci siamo anche, 2 o 3 anni fa, ci siamo andati anche... Bravo Roby, voglio contestualizzare il nome di Cardi, perché è in questa lista, non tanto sull'oggi... Cardi. Ma su 3 o 4 anni fa, scusate, ho un buco di memoria, 4 anni fa, quando quell'estate arrivò Gonzalo Higuaín, vi ricorderete che fino a qualche settimana prima il nome più caldo era quello di Cardi, si parlava di 50 milioni di euro, sembrava quello l'investimento che doveva fare la Juventus per l'attacco, e poi a sorpresa venne alla luce il nome di Higuaín, essendo sul Higuaín. Certo, col senno di poi non si fa la storia. Però Angelo, Cardi sarebbe stato un investimento più lungimirante? Vandanara l'aveva ammesso che c'era stato qualcosa tra appunto Paratici e Vandanara. Cioè, Roby, sarebbe stato un investimento più lungimirante alla fine? Possiamo dire di sì, forse, dai. Sì. Per quanto io posso amare Higuaín, sicuramente, secondo me, sì. Anche per l'età. Chiedo scusa, però teniamo conto che la Juve perché va a prendere Higuaín? E non è un caso che due anni dopo vada a prendere Cristiano Ronaldo, perché vuole una squadra pronta, subito. Ai tempi Cardi non era ancora pronto per giocare a certi livelli in Europa. La Juve, diciamo pure dopo la finale di Berlino, perché... arrivando in finale a Berlino la Juve ha cominciato a credere nell'opportunità di poter mettere le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie. La Juve ha sempre cercato dei giocatori pronti, subito, immediatamente. Forse l'unica stagione dove non ha fatto così è stato il 2016, quando se ne va Tevez e arriva un Dybala che non è ancora chiaramente prontissimo per la Coppa dei Campioni, ma poi ha sempre cercato dei giocatori pronti per l'Europa, Higuaín prima e Ronaldo poi, quindi in questo senso, e ti parla un grande estimatore di Cardi, uno che Cardi lo vorrebbe alla Juve anche subito, ok? Però per i tempi, secondo me, non si può considerare impianto per le ragioni. Scusami, Dani, però così ti contraddici, perché prima per il centrocampo hai detto Arthur e Tonali. No, Tonali no, attenzione, forse mi sono espresso male, non mi sono fatto capire, ho detto anzi proprio che Tonali secondo me non è pronto, c'è il rischio che verrebbe a fare la riserva alla Juventus dovesse essere ingaggiato, no assolutamente, su altro sì, ma Tonali ho fatto tutto un altro tipo di discorso. Ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità, poi dopo ne parliamo ancora, ci vediamo fra 3 minuti. La concessionaria Autocrocetto dà vita al servizio Sanica, creando un ambiente accogliente ed esclusivo che mette al primo posto la sicurezza del cliente. Le nuove tecnologie messe in campo da Autocrocetto, i sistemi di prevenzione adottati quali mascherine, guanti, visiere e la formazione del personale in merito alle procedure di accoglienza e di prevenzione permettono alla concessionaria di poter garantire il servizio di officina anche in questo difficile momento. Grazie per la tua fiducia. Saica presenta il nuovo Renault Captur, che si è rifatto il look. Più atletico e muscoloso, con una posizione di guida rialzata, più spazio e abitabilità all'interno. Il nuovo Captur ci dà il massimo della sicurezza e della tecnologia, con sistemi di guida autonoma di secondo livello, cruise control adattivo, fari full LED, 5 stelle Euro NCAP e mantenimento della corsia. Piattaforma EasyLink connessa a 4G con schermo touchscreen fino a 9,3 pollici. Altra grande novità riguarda le motorizzazioni. È infatti il primo modello della gamma Renault a proporre la tecnologia E-Tech Plug-in Hybrid, oltre ad offrire le motorizzazioni benzina, diesel e GPL. Vieni a scoprire e a provare su strada da Saicar in via Rivarolo 33 la nuova Renault Captur a partire da 14.300 euro. Che occasione all'autostrada!
Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Fiat Tipo 1.6 Turbo Diesel 120 cavalli, Station Wagon, la versione Lounge, quindi siamo al top della Tipo aziendale, veramente pari al nuovo, prezzo imbattibile, solo 11.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo: Corso Francia 341 Torino, siamo aperti 7 giorni su 7, vi aspettiamo! Cambio gomme? Evita il last minute. Sgomma subito su euroimportpneumatici.com. Risparmi fino al 30%. Tutti i vantaggi di comprare le gomme online, ma anche il parere di un team di specialisti. Euroimport, risparmio assicurato. Massima libertà di scelta per gomme e installatore. Euroimportpneumatici.com. E poi compri da un'azienda italiana. Euroimport, il risparmio è assicurato. Vieni a trovarci a Minovo. Le gomme le puoi ordinare anche nella nostra sede. Le puoi spedire a casa tua o da un gommista convenzionato o dal tuo gommista di fiducia. Sgomma subito da euroimportpneumatici.com. Ben ritrovati a tutti, un ciao da Marco Suma e da MS Cars. Anch'io finalmente ho ripreso possesso della mia poltrona, del mio ufficio, dopo quasi due mesi di clausura. Anche noi siamo ritornati nelle nostre aziende e ricominciamo a ricostruire qualcosa. Un augurio a tutti i miei colleghi, collaboratori e chiaramente a tutti i nostri clienti, i nostri amici o chi non lo è ancora. Volevamo starvi vicino in questo momento, dirvi che siamo a vostra disposizione ed è per questo che, visto questa pandemia che un po' ha colpito tutti, soprattutto ringraziamo a tutti i medici che hanno supportato chi ne ha avuto veramente necessità, vogliamo dare anche noi un piccolo supporto economico, quindi a tutti i nostri clienti, tutti i nuovi clienti, a chi verrà a acquistare una vettura d'occasione qui in MS Cars, finanziamento a tasso zero fino a 10.000 euro. Questo volevo comunicarvi, vi aspettiamo e una bentornati a tutti. Continua l'offertone sulla CX-3, il tuo e premiato design Codo, City Crossover sportivo e raffinato. Sono disponibili in pronta consegna nuove, immatricolate chilometro zero a partire da 19.690 euro, in allestimento Exit con motorizzazione 2000 benzina da 121 cavalli. Fiat 500X Cross, 1.3 benzina, 150 cavalli, con cambio automatico e cerchi in lega 17 pollici, a un prezzo scontato di 21.890 euro. Rieccoci in studio, ma guardate, io vi dirò la mia. Se dovessi valutare, ragionare proprio sulle prospettive future, su un, come dire, un rapporto costi-benefici, io mi concentrerei effettivamente sulla parte bassa di questa lista, cioè Holland e Icardi. Nel senso che, ripeto, sempre col senno di poi, Holland e Icardi rappresentano quei due giocatori che forse con un po' più di convinzione sul mercato, con molta più convinzione sul mercato e forse anche con un po' più di coraggio nell'investire su davvero il futuro, tu oggi ti saresti ritrovato o con l'uno o con l'altro, cioè o con Holland o con Icardi, con due grandissimi giocatori, due grandissimi attaccanti e probabilmente due punti fermi della Juventus per molti anni, la mia opinione personale. Roby e Dani. Io Holland è suo procuratore Raiola, io posso anche pensare che magari ci sia già stato anche qualche parola con la Juve, perché Raiola comunque è vicino alla società e mi pare anche strano che abbiano già messo la clausola rescissoria su Holland, quindi questa cosa mi puzza un po'. Spero proprio di non sbagliarmi. Su Icardi sì, infatti quello che ti dicevo anch'io 4 anni fa, c'era stata anche la possibilità di prenderlo e Vandanara l'ha anche ammesso. Il problema è stato proprio che Moratti gli ha fatto cambiare idea a tutti i costi e anche lui non era convinto Icardi di venire alla Juve. Daniel, fondi un portone spalancato, non una porta aperta, nel senso che sono due giocatori che mi piacciono moltissimo. Io sono sempre per un calcio offensivo, non a caso amo ancora oggi la Juve di Lippi, che era una Juve offensiva. Non dimentichiamoci che nella prima stagione la Juve vince lo scudetto nettamente battendo il Parma nello scontro diretto per 4-0, il cui anniversario era ieri, 21 maggio del 1995. Ok, ma detto ciò, quella Juve subì la belletta di 8 sconfitte perché giocava un calcio estremamente offensivo, il calcio che vorrei vedere, che spero tanto di vedere da Maurizio Sarri. Quindi i grandi attaccanti fanno la differenza, è chiaro quale che dovrà avere buon centrocampo, come ricordava Roberto, è chiaro che in difesa dovrà avere del riferimento, però ricordiamoci altresì che due squadroni, il Real Madrid e il Barcellona, che abbiamo affrontato due volte
nelle finali di Champions League, il loro punto difensivo era proprio la difesa, perché erano squadre che giocavano tutto sul loro sistema offensivo. Ma che centrocampo però, Daniel, ma che centrocampo. Daniel, parto proprio da te, ti chiedo solo se, guarda, se riesci a rimetterti le cuffie come prima, perché ti sentivamo un po' meglio. Grazie Daniel. No, parto da te, chiedendoti di quella lista, di questa lista, no, che io ho fatto, che sto facendo vedere, no, dei grandi rimpianti di mercato, c'è qualche nome che manca e che per voi è davvero col senno di poi un grande rimpianto di mercato? No, guarda, Daniel, per quanto riguarda gli ultimi anni, credo che tu li abbia inseriti veramente tutti, ecco. Ovviamente, vabbè, se dobbiamo giocare al fantacalcio, che posso andare a prendere chiunque, forse, ecco, un rimpianto per completare la rosa della Juve, dell'ultima Juve di Allegri, quindi la Juve 18-19, Marcelo, questo avrà inserito, ecco, perché secondo me con Marcelo forse qualcosa sarebbe cambiato. Vero, Roby? Sinceramente no, io non, anche perché la Juve dove è andata poi i giocatori li ha presi, quelli che non li ha presi come Maxwell, come altro, non sono rimpianti perché comunque non sono giocatori che comunque avrebbero potuto fare la differenza, come Marcelo, probabilmente il nome che ha fatto Dani. Sì, tu dici meno male, sì. Cioè, quelli inseriti sono quei giocatori, come dire, no, di altrimenti si andrebbe al massimo su, sì, su giocatori magari di fascia un po' più bassa, ecco, definiamola così, con tutto il rispetto. Allora, vi leggo la mail invece di Alberto, i suoi rimpianti di mercato. Il mio rimpianto è quello di Haaland, immaginatevi che attacco adesso avrebbe la Juventus con CR7, speriamo per il futuro, chissà che probabilità ci sono che arrivi, se non quest'anno, in un futuro abbastanza prossimo, chiede Alberto. Roby? Beh, ho risposto prima, ho detto siccome dietro c'è Raiola, secondo me potrebbe, e Raiola ha dei buoni servizi insieme con la società Juventus, secondo me può essere ci potrà essere la possibilità magari di parlarne, anche perché comunque c'è già una clausola rescissoria e mi sembra quello che ho detto prima, mi puzza questa cosa con il cartellino dove già c'è scritto vendersi con il prezzo imposto. Mai dire mai, tu dai, mai dire mai, ci credi, mai dire mai. Io ci credo, sì, mai come questa volta ci credo, perché ti ripeto, questa cosa tra la Rai e la Juve si sono fatti comunque dei favori a vicenda, non c'è un brutto rapporto, anzi, e la Juve in questo momento qua sta cercando di cambiare anche la mentalità e ha bisogno anche di giocatori importanti come Haaland. Daniel? Premetto, spero che abbia ragione Roberto di tutto cuore, però io al momento dovessi fare una sorta di quotazione in borsa o in percentuale, vedo più vicino Icardi di Haaland alla Juventus, anche perché credo che Icardi alla fin fine voglia venire alla Juve, voglia tornare in Italia, sa perfettamente che finché ci sarà Antonio Conte, che è un allenatore tostissimo, che non cede mai di un centimetro sulle proprie idee, le porte dell'Inter saranno chiuse, quindi quale, tra virgolette, vendetta sportiva migliore che non indossare la casacca bianconera? Quindi vedo un pochino più vicino ai Icardi. Comunque ha ancora tempo ad arrivare a Juve. Max da Milano ci scrive, rimpianto anche per lui, dice, è Haaland, perché vediamo le potenzialità che ha come punte, siamo risicati e a gennaio Haaland era sul mercato, vero? Anche questo è un aspetto che effettivamente secondo me ha, in un certo senso fa propendere, no, la maggior parte degli amici da casa proprio sul nome di Haaland, perché avevi la sensazione che appunto sul mercato gennaio potevi andarlo a prendere ed era lì. Poi dobbiamo anche dire una cosa in totale onestà: Haaland, questo è Haaland al Borussia Dortmund. Non è detto che questo Haaland sarebbe cresciuto in questo modo anche la Juventus, ma no, perché era Juventus, perché città diversa, ambiente diverso, magari non ti integri o non evolvi nello stesso modo. Vale per Milano, per Roma, per Manchester, cioè quello che noi vediamo oggi Haaland è il frutto del lavoro che ha fatto Borussia Dortmund, non è detto che avrebbe magari messo le ali ai piedi così in altre capitali europee, in altre squadre europee, cioè secondo me anche questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché la storia del calcio, ragazzi, è piena di esempi di
prodigi e talenti che a volte hanno deluso e poi sono esplosi da un'altra parte. Cioè, Daniel. Sì, questo è vero, Angelo, chiaramente la storia è assolutamente dalla tua parte, hai citato, diciamo, veramente il Vangelo calcistico da questo punto di vista. Io mi ricordo, sì, uno degli esempi che a me è più eclatanti, a mio giudizio, secondo me, fu Kluivert, ve lo ricordate? L'ho considerato un talento fenomenale all'Ajax. Al Milan non lasciò... No, non aveva quell'istinto assassino che ha Haaland, veramente ti... dal punto di vista fisico, dal punto di vista del sente il gol come pochi, ecco, te ne accorgi, anche perché comunque non dimentichiamoci che anche nel campionato austriaco in Champions League aveva fatto la differenza nonostante non giocasse in una squadra di primo ordine. È andato al Borussia Dortmund e la musica non è cambiata. Questo mi lascia pensare che in qualunque entità possa trovarsi, si troverà comunque bene, ecco. Ci sono giocatori che non hanno bisogno della casacca per diventare grandi, sono grandi a prescindere. E onestà per onestà, io voglio vederlo giocare contro difensori italiani, Haaland. Premesso questo, Haaland tutta la vita. No, se vogliamo dirla tutta, ma ripeto, non si sta cercando di screditare, ci mancherebbe altro, sminuire la qualità di Haaland, E per fare un'analisi oggettiva, semmai io punterei il faro sotto, dirigerei il faro sotto un altro aspetto, e cioè... nel suo percorso di crescita Haaland secondo me ha fatto molto bene a scegliere Borussia Dortmund, che è una squadra, un'ottima squadra, che disputa la Champions League, quindi già con, come dire, degli stimoli molto importanti, ma non con le stesse pressioni della Juventus o del Real Madrid o del Barcellona, costretto a vincere, costretto a dimostrare che sei, devi essere uno dei giocatori più forti in Europa, perché sei con i più forti d'Europa. Cioè, senza offesa, giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e dover rispettare le aspettative e le attese di Cristiano Ronaldo e dei suoi compagni di squadra e degli obiettivi che quella squadra ha è un po' diverso rispetto a giocare nell'onestissimo e molto forte Borussia Dortmund, che però non parte con favore del pronostico in una Champions. Ecco, ho reso l'idea? Oh, perfetto. Giustissimo. Ragazzi, magari io devo dire, sotto questo punto di vista, secondo me la scelta di Haaland adesso, al di là di tutto, se è stata anche orientata da questo ragionamento, è stata una scelta, secondo me, di Daniel, poi tu che sei a lavori, no, con i ragazzi, secondo me è stata una scelta di lungimiranza, che è anche consigliato, secondo me, sì, che non è, non, negli ultimi anni non è qualcosa che vediamo sovente, spesso ci si fa dirigere più da altro, che è un ruolo completamente diverso, premetto. Kakà al Milan, anche lui è arrivato giovanissimo, in due partite è diventato titolare inamovibile. Io non avrò mai la controprova, sia ben chiaro, ma sono convinto che se Haaland fosse arrivato alla Juventus, soprattutto in Champions League, avesse subito segnato, sarebbe diventato titolare inamovibile, avremmo, ripeto, un tridente che avrebbe fatto tremare l'Europa intera con Dybala, Ronaldo e Haaland. Beh, però, questa è la mia sensazione. Daniel, se me lo paragoni allora a Kakà, mi viene da dire che il tuo giudizio su Haaland è quello di, insomma, fuori classe, perché Kakà, ragazzi, giocatore... Non so se diventerà il Cristiano Ronaldo del futuro, perché Ronaldo è veramente unico e mi sembra nel dribbling, nell'uno contro uno, decisamente più forte di Haaland. Haaland è più macchinoso, però a livello veramente fisico questo Haaland è assolutamente devastante. Però tu, Angelo, hai fatto praticamente, hai costruito il percorso ma ti sei fermato, no? Cioè, hai scelto di andare al Dortmund perché così magari l'età che ha in quel modo lì nel Dortmund riesce a formarsi ancora di più, per poi approdare una grande squadra che è la Juventus. Cioè, praticamente sì, no, ci sta nel percorso. No, infatti nel percorso ci sta assolutamente. Hai ragione. Quindi andiamo in pubblicità un attimo, 2 minuti e rientriamo. Vieni a provare l'icona del marchio Volkswagen, l'intramontabile Golf, da Pastorino in Corso Romano 48, Grugliasco. Grazie al progetto Valore Volkswagen può essere tua a 169 euro mensili, compresi i servizi assicurativi. Per chi ricorda, la Volkswagen a Torino è Pastorino! Che occasione all'autostrada!
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Fiat Tipo 1416 valvole, 95 cavalli, 5 porte, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo. Nuova chilometri zero, prezzo imbattibile, ma solo 5 a vostra disposizione, 13.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino. Siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo! La carrozzeria veronese mette al primo posto la sicurezza del cliente, dando vita al servizio di sanificazione degli ambienti. Tutto lo staff adotta idonee procedure di accoglienza e sistemi di prevenzione, quali guanti, mascherine e visiere, per consentire il servizio di officina anche in questo difficile momento. Sin dal 1964 la carrozzeria veronese è a disposizione per ogni tipo di autoriparazione. Grazie per la tua fiducia. Locauto 2, la tua concessionaria Peugeot con 9 sedi in Piemonte, è aperta. Siamo tornati operativi con tutti i nostri servizi di vendita e assistenza. Nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie a salvaguardia dei clienti e del nostro personale. Per continuare a garantirvi un servizio di alta qualità, abbiamo introdotto tante novità. Consulenza in videochiamata. Soluzioni di acquisto e post vendita pensate per la tua tranquillità, igienizzazione dei veicoli e consegna a domicilio. Locauto 2. Dal 1963 ci prendiamo cura della tua auto. Da oggi ci prendiamo cura anche di te. Rieccoci in studio e insomma l'ultimo capitolo che affrontiamo anche con la nostra grafica, con Daniel Pisani e Roberto Bonfiglio, sono le giovani promesse. Chiudiamo anche, no, come se chiudessimo il cerchio, almeno guardiamo anche al futuro con speranza, ne abbiamo tutti bisogno. Eccoli qua i nomi, investiamo sul futuro con puntini, 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 quindi dovete dire perché, anche in base al ruolo e quindi alle esigenze della Juventus. Ragazzi, si va da Pellegrini, difensore, Tonali, nome già ricorrente, Mandragora, possiamo dire fatto in casa, che la Juventus dovrà riscattare per 25 milioni di euro. Parliamo di Orsolini, altro giocatore che ha sfiorato la Continassa, e poi Chiesa, che è quello forse di questa lista, quello su cui insomma, più si è parlato in ottica Juve. Doveste investire su uno di questi, su chi andreste? Oppure anche più di uno, ragazzi, ovviamente. Prego. Roberto, dai, parto da te. Io andrei su Zaniolo. Ah, bene. Cioè, ma non è che sei in lista. Va bene. No, va bene. No, ci sta. Come mai, scusa? Su Zaniolo, porca miseria, se rientra dall'infortunio e ritorna ad essere quello che è stato questi pochi mesi che l'abbiamo visto, e anche i mesi dell'anno e l'anno precedente, caspita, ma Zaniolo per me è fondamentale in quel ruolo lì. E poi mi dite anche, magari mi dite, ma sì, ma dove lo metti? Ragazzi, ma questo lo metti a fare la mezzala o il mediano o il centrocampista, questo fa tutto, ma questo c'è un fisico, una volontà, gioca con... gioca benissimo, un giocatore che secondo me ha personalità, ha tutte le caratteristiche essenziali per giocare una grande squadra. Zaniolo, della lista che hai fatto, l'unico che forse è Pellegrini, perché comunque io parlo sempre per la difesa e lì siamo abbastanza deficitari. E Pellegrini secondo me potrebbe, sì, è stato dato via, ma potrebbe rientrare. Orsolini non ti ha stregato in questi mesi? Per carità, no. Ah. Orsolini ha fatto bene a Bologna, potrebbe fare bene a Verona, a Brescia, fammi dire tanto al Toro, probabilmente. Ma perché la Juve no? Dalla quarta in su non penso. No, perché non ha, secondo me non è un giocatore che ha la personalità adatta per giocare in una grande squadra. E poi comunque ha un gioco che non si adatta bene al nostro allenatore in questo momento. Ah, mi sorprende. Ho sempre pensato di Orsolini. E tu, Daniel?
Mi verrebbe da dire, come dice il buon Fantozzi, non avrebbe una domanda di riserva, nel senso che Roberto ha risposto già praticamente a tutto. No, scherzi a parte, anch'io stravedo per Zaniolo, secondo me sarebbe il profilo giusto, tra l'altro è anche juventino, il che non guasta, e non è questione di partigianeria, ma è questione che oggi avere un giocatore che oltre a essere grande e anche tifoso della Juve, secondo me vorrebbe dire riproporre un po' il discorso di Del Piero, tanto per intenderci, di Marchisio. Via loro non c'è stato più nulla, ci sono stati dei grandissimi professionisti, ma non ci sono stati più juventini dell'anima, tanto per intenderci. Anch'io, francamente, allora Angelo, non è che voglia disprezzare i giocatori che tu hai proposto, ritorno al discorso che ti ho fatto in precedenza. Dovesse essere una Juve che avesse già chiuso il ciclo Ronaldo, allora potremmo parlarne, ma è una Juve che deve essere pronta per vincere subito, è una Juve che sta scommettendo sull'Europa, è una Juve che vuole provare a cambiare pelle impostandosi con una mentalità offensiva con Maurizio Sarri. Quindi di conseguenza di questi giocatori che tu mi hai proposto non vedo nessuno così pronto per questo salto di qualità, e come ha detto Roberto, solo a livello di rincalzo, visto la difesa, l'unico è Pellegrini. No, è che sorrido, ma ve lo chiedo in modo provocatorio così da stimolare la discussione, perché insomma in quel nome, in quella lista lì, e quella lista lì l'ho voluta chiudere proprio volutamente col nome di Federico Chiesa, che teoricamente, come dire, il giocatore che sembra essere stato più vicino, essere ancora nell'orbita Juve, tra l'altro con un investimento che non sarebbe neanche, come dire, no? Riprendo il titolo di un film, Bernardeschi 2 la vendetta, con Federico Chiesa. Vedo questa situazione qui, Bernardeschi 2 la vendetta. Roby. Bernardeschi 3 la vendetta. E cioè, no, ha ragione, sembra che siamo d'accordo, ma la pensiamo uguale. È evidente che comunque anche Chiesa è un giocatore che probabilmente, ma poi anche per le caratteristiche del gioco di Sarri, non è neanche adatto, quindi mi sembra di rivedere poi un altro Chiesa e un altro Bernardeschi. E allora vado un po' sulle mail. Ci scrive una lunga mail Roberto, io cercherò di sintetizzarla un po'. Buonasera, la Juve, come quasi tutte le big italiane, non ha il coraggio di lanciare i giovanissimi in prima squadra, e poi abbiamo rimpianti tipo Verratti o Haaland. Come dice giustamente Raiola, non era ammissibile vederlo giocare in Under 23 come avrebbe fatto con la Juve se lo avesse acquistato a gennaio. Piuttosto, al prezzo di gennaio si doveva assolutamente prendere, perché il rischio era pari a zero quasi, infatti il Dortmund farà una mega plusvalenza. Reputo Kulusevski un ottimo calciatore, ma alla Juve serve un centravanti di laterale destro. Abbiamo Douglas Costa, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi. Spero che adesso non brucino anche Pellegrini. Dai, da Roby a Roby, rispondi tu, Roberto. Io su tutta la mail che ha detto ha fatto il nome di Kulusevski. Ecco, io su Kulusevski spero vivamente, perché è stato pagato tanto, spero che ci abbiano visto lungo. È giovane, però non lo so, voglio vederlo in prospettiva con la maglia bianconera, spero abbiano visto lungo, mi ripeterò e speriamo bene. Poi per il resto ha ragione, dovremmo acquistare un attaccante, come abbiamo detto anche inizialmente con Daniel, e il minimo devono essere 4, perché comunque le stagioni sono 2 in 1. Quindi altra mail invece da parte di Alexander Supertramp, eccolo qua che ci scrive: se si facesse scappare Tonali, Paratici andrebbe licenziato immediatamente. Daniel, cosa rispondi? Non sono così d'accordo, perché l'abbiamo detto, una Juventus che potrebbe anche prendere Tonali, ma non credo che Tonali potrebbe giocare, dovesse essere preso titolare alla Juve, anzi rischieremo un po' di tappare le ali al ragazzo, e andare a fare un acquisto così importante per metterlo in una squadra, per parcheggiarlo, come si suoleva dire una volta, in un'altra squadra, mi sembra francamente eccessivo. Ricordava Roberto, 2 stagioni in 1, io aggiungo un'altra cosa, che se adesso veramente dovessimo giocare una partita ogni 3 giorni, si conteranno i morti e i feriti, quindi bisognerà anche vedere quale sarà la rosa per la stagione 2020-2021, ci saranno tantissimi infortunati, e non è che voglia fare l'uccello del malaugurio, l'hanno detto anche dei super fisioterapisti professionisti che sono abituati a trattare quei giocatori.
No, 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 è chiaro che sulla ripartenza bisogna essere molto attenti. Tra l'altro ha parlato Spadafora, il ministro Spadafora, e dopo vi vado a leggere anche le sue parole. Prima, un attimino spazio, quest'ultima mail di Fabio che ci scrive: vi posso assicurare che Tonali è pronto per fare il titolare con Pogba e Bentancur. Sì, qui insomma sono alla fine scuole di pensiero, ragazzi. Vedo che ci sono telespettatori amici da casa che sono assolutamente convinti che Tonali sia il giocatore da non farsi sfuggire e da non perdere. Intanto vi dicevo le parole di Spadafora, eccole qua, ve le leggo da Tutto Sport, perché appunto il ministro dello sport ha parlato alla Vita in diretta. Oggi ha detto: è ovvio che se riparte l'Italia anche il calcio deve ripartire. La linea di prudenza avuta ci consente oggi di poter essere fiduciosi. Allora, vi leggo tutte le dichiarazioni, così almeno facciamo un'informazione completa. Pochi minuti fa abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alle squadre di tornare ad allenarsi. È arrivato il definitivo ok dal Comitato Tecnico Scientifico. Ho appreso poi che il lunedì 25 riceverò dalla FIGC il protocollo per riprendere il campionato. Trasferirò queste linee guida al CTS facendo in modo che giovedì 28 si possa avere un orientamento per decidere insieme se ci sono le condizioni per riprendere. E poi ha detto: sono ottimista sulla ripresa del campionato. Questi diciamo i passaggi più salienti. Che ne pensate, Roby? Io, Daniel, vai tu. Vai. Che come scrisse uno storico Taylor durante la prima guerra mondiale, l'Italia è un paese di tanta retorica e pochi carri armati, cioè di pochi fatti. Quindi di conseguenza in Germania stanno già giocando. È vero che è un altro tipo di situazione. Qui mi sento ripetere le stesse cose e francamente le mie risposte danno fastidio persino a me stesso, perché stiamo qui a ripetere sempre: ma vediamo, si giocherà, non si giocherà. Che cominciamo a mettere nero su bianco, cominciamo a decidere una data, vediamo se possiamo fare una marcia indietro e riprendere il 13, cominci la federazione a stabilire, a dirci a che gioco giochiamo e con quali regole. Io non voglio fare l'ottimista, per forza, però a me le parole di Spadafora hanno il senso che insomma si stia andando nella direzione giusta, Roby. Io sono sempre stato vicino all'idea di Spadafora, nel senso che quando lui diceva: siccome ancora non sappiamo quando riprenderà il campionato, perché effettivamente di giorno in giorno questo virus evolve, quindi non sappiamo come comportarci, e io lì dicevo: giustamente, se ci sono se c'è la sicurezza nella ripresa del campionato, ha ragione lui, si riprende, altrimenti si chiude, niente da fare. Allora quelli che continuano a dire: no, ma bisogna riprendere lo stesso, bisogna dare la data giusta, bisogna... ho capito, ma se si riuniscono, come già detto inizialmente, tutti insieme possono farlo, ma se sono uno per una parte, uno dall'altra, Spadafora anche lui cosa deve fare? Deve ascoltare uno e l'altro, no? Però senza mettere insieme le idee. Quindi io sono sempre stato vicino al suo pensiero. Il fatto è che comunque adesso hanno deciso di incominciare, hanno deciso di vedere questo protocollo, metterlo giù. L'importante è che si ricominci in tutta sicurezza. Ma cioè, ci sarà un contagiato, ok, cosa vuoi fare? Se metti, come si era detto, in quarantena tutta la squadra, allora devi chiudere il campionato per forza. Allora fai come la Germania, metti in quarantena solo uno e vai avanti. È un rischio che bisogna prendere, e comunque è un rischio che oggi bisogna prendere, perché questo è il nuovo modo di vivere. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine dello spazio con voi. Volevo solo leggervi ancora due parole di Spadafora. Voglio essere ottimista, ha detto il ministro, sulla ripresa di tutto il paese e dunque anche del calcio. Queste giusto le altre dichiarazioni del ministro dello sport. Roberto, Daniel, grazie di essere stati qui con noi, ci sentiamo prossimamente. Grazie mille Angelo, un abbraccio a tutti. E Roberto, non prendere troppo sole, mettiti la crema solare. No, adesso guarda, mi sta aspettando l'ombrellone, lo sdraio. Bravo. Un abbraccio, ciao ragazzi, grazie ancora, ciao. grazie. A Roberto Bonfiglio, Daniel Pisani, pubblicità. Sidecar presenta la nuova Nissan Juke, la sorella minore del Qashqai.
un crossover modaiolo e dedicato ai giovani, con una personalità molto forte, a cominciare dal look originale e molto aggressivo. Lungo 4,14 m